Quando arriverà Natale, vi regaleranno sicuramente un po' di queste piante. Vediamo come trattarle dopo la sigla. Garden Italia Vasi, qualità, stile, passione. Allora, come dicevo, a Natale solitamente vengono regalate molte orchidee, molte piantine in composizione che poi dovrete smembrare, oppure anche piante singole perché sono molto appariscenti, come questa bromeliacea, è una Guzmania ligulata. Come si fa ad usare questa pianta? Nel senso, sono tutte piante tropicali. Per cui hanno un habitat completamente diverso dal nostro. Loro amano tantissimo l'umidità, ma non i ristagni d'acqua. Io l'ho messa è una piantina semiepifita in questo caso, l'ho messa in un vaso color antracite per far contrasto bene con il rosso delle brattee, perché queste non è il fiore questa. Come vedete, le foglie sono verdi, un po' più scurotte finché non cambiano proprio il colore. Perché? Perché queste fanno da richiamo per gli insetti che vanno a impollinare. Vedete qua? Ecco, si vede già la punta del fiorellino. Saranno dei fiorellini sul bianco giallastro che escono fuori da ogni ascella delle brattee. Per cui impropriamente questo è il fiore, però è quello che attira di più, un po' come la nostra amica Tillandsia, che era rosa e l'ho messa in contrasto con un vaso color antracite. È una bromeliacea, come dicevamo. Le bromeliacee hanno questa caratteristica di morire come pianta madre perché ha una durata limitata, ma di lasciare tanti figlioletti di fianco, per cui muore la pianta madre, ma dovrete trapiantare i vari figlioletti che arriveranno fuori durante la primavera. C'è anche una più famosa bromeliacea che è l'acmea fasciata, che è quella con le foglie un po' più larghe, grigio azzurrate, biancastra e il fiore rosa in mezzo. Sono tutti della stessa famiglia. Bagnarla, come vedete, ha le foglie che sono come degli imbuti, perché stando nelle regioni tropicali, che cosa fa? L'acqua arriva e l'acqua solitamente è anche ricca di sali minerali, di vari nutrienti, e lei tende a percepirli, proprio a invogliarli e incanalarli nel suo imbuto fino a dare nutrimento alla pianta. Essendo appunto piantine epifite o semiepifite, loro bevono di più dalla parte, diciamo, aerea che da quella sotto. Per cui quando arriva in casa, se è già da sola, lasciamola nel loro vasetto per un po', finché non fa tutti i figliolini, allora se si è presa bene possiamo trapiantarla, eccetera. Ma altrimenti, se viene a casa assieme ad altre piante in composizione, smembriamo la composizione, perché solitamente nelle composizioni vengono messe assieme piantine che magari non possono coesistere solo per una questione di apparire, di essere una bella composizione, non è detto che vivano nelle stesse condizioni. Condizioni per la bromeliacea, in questo caso la Guzmania, è non evitare assolutamente il ristagno d'acqua. Lo so che sembro ripetitivo e rompo un po' le scatole, ma è la cosa peggiore che può capitare a una pianta d'appartamento. Bagnarla con parsimonia nei loro colletti, luminosità abbondante ma non sole diretto. Fertilizzazione, neanche poi tanta, un po' di fertilizzante liquido per piante da fiore sul terreno e cos'altro dire? Guardate voi anche come per le orchidee, il momento di bagnarle, quando tirate sul vasetto e dite com'è leggero, e allora vuol dire che un po' di acquetta hanno bisogno. Parassiti non ne avrà molti, solite cocciniglie e ragnetto rosso, eliminabili con un buon trattamento di olio di neem, stessa cosa per la Tillandsia e altre bromeliacee, e Guzmania perché questo nome strano? Perché deriva dal suo scopritore che era spagnolo e si chiamava Guzman. Nient'altro da dire, godetevela perché è una pianta che dura parecchio e poi vi divertite a togliere tutti i figlioletti.